faccio un bel giretto, anzi o meglio, stando al Cairo, non in centro, ma a circa 10 minuti, un quarto d'ora di macchina, e andrò in un'altra zona vicino a casa mia e vi faccio fare anche a voi un giro, vi porto insieme a me. Io sto sul mio maggiolino del 69, stamattina grazie a Dio non c'è una breccola di nessuno in giro e vediamo se riesco a trovare pure il fruttivendolo a fanculo lungo la strada, che vorrei comprare un cocomero particolare che in Italia purtroppo non ci abbiamo. Ma tanto sono sicuro che questo io non lo becco mai. Quando lo becco c'è un traffico della Madonna e oppure non me va a me di fermarmi. Quindi stamattina al 100%, tanto non ho becco. Infatti non c'è sta, lo sapevo io. A fanculo, torno indietro, via. Altro giro, altra corsa. Comunque qua sono tipo sono le 9.40 e vi garantisco che già sto sudando, no a bestia, ma poco ci manca, fa abbastanza caldo già e non vedo l'ora sinceramente di entrare da qualche parte per poter andare a comprare una boccetta d'acqua, qualcosa, perché c'ho sete. Vabbè, noi sorpassiamo pure i golf. Se vedete la guida un po' stramba è perché mi sono dovuto ovviamente adattare a quello che è la guida egiziana. Ecco, già iniziano a suonare, rompe i coglioni di prima mattina e non vi dico quello che succede il pomeriggio. Poi magari un giorno vi porto insieme a me e vi mostro quello che cosa è il pomeriggio. È un caos assurdo. Comunque dicevo che mi sono dovuto portarci tua, dei questi si chiamano toc toc, sono quelli indiani che io odio, perché in pratica vengono guidati dai ragazzini fino a diventare gli adulti, ma guidano in una maniera schifosa e merda addosso. E vi dicevo, niente, mi sono dovuto adattare perché qui guidano senza regole, senza niente, chi si sveglia prima comanda, e quindi mi tocca fare l'egiziano. L'italiano l'ho dovuto completamente accantonare, altrimenti qui ti mettono i piedi in testa e tu passi l'anno del cavolo e rimani fermo. Quindi la freccia quasi che non esiste, è raro, puoi infilare pure la mano fuori al finestrino e se passa, deve passare un pedone, e ne può fregare di meno. Il pedone deve passare in mezzo alle autovetture con la speranza di non essere investito e deve essere agile quanto un gatto, altrimenti fa fine il dopo. Ecco, questo è il tipico stronzo egiziano che cammina contro mano. Qui non c'è la pioggia, ma c'è sta un'altra cosa, la sabbia. Merda. Olè, si vola. Ovviamente intanto mi salta qualche dosso di merda